Oggi pasta e broccolo, però lo passiamo dopo 10 minutini a forno. Vi faccio vedere com'è buono. Per prima cosa pulite il broccolo, mettetelo 5 minuti nel bicarbonato e poi lo sciacquate. Io lo pulisco in questo modo. Poi nella padella, scusate, in una pentola aggiungiamo della cipolla tagliata sottile, dell'olio extravergine e della pancetta. Vediamo come procedere. Per prima cosa accendiamo sotto il gas. Facciamo rosolare la pancetta e la cipolla. Ora che la cipolla è bella rosolata, aggiungiamo al suo interno il broccolo. Facciamo insaporire 5 minuti. Ora aggiustiamo di sale. Ecco qua, c'è una bella pressina di sale. E aggiungiamo dell'acqua. Aggiungiamo dell'acqua abbondante perché dopo preleviamo il broccolo e cuociamo la pasta nell'acqua del broccolo. Ora che la pentola inizia a bollire, prelevo metà del cavolo e lo riduco a crema. Al suo interno verso le pennette e faccio cuocere ardente. Taglio il provolone a cubetti. Divido il salame in due. E taglio una mozzarella a cubetti. La pasta deve avere un po' d'acqua di cottura. Versiamo al suo interno il cavolo che prima abbiamo ridotto a crema. Versiamo le penne nella teglia. Aggiungiamo del parmigiano. Il salame. E la mozzarella e il provolone che abbiamo ridotto in cubetti. Versiamo il rimanente delle pennette sopra e le spolverizziamo di parmigiano e la mozzarella che ci è rimasta. Facciamo cuocere nel forno per un quarto d'ora 20 minuti a 150 gradi. Sentite il profumo come fila e poi come piace a me con la crosticina sopra.